Allora, siamo al Lemon Ball con Francesco Musetti, papà di Lorenzo Musetti, che ha vinto una bella partita anche oggi. Sì, direi abbastanza sofferta, devo dire. Abbastanza, non lo deve fare più. Deve vincere o perdere in maniera più netta, perché noi genitori si soffre troppo a vedere certe partite. Comunque ha dimostrato carattere oggi. Ecco, no, anche l'altro bambino, anche l'altro bambino. Sì, assolutamente, con Nicolò Pes. No, proprio su questo ti volevo chiedere, come vivi le partite di tuo figlio? Perché molti genitori dicono, no, sono tranquillo, invece diciamo che poi non è così. Cerco di non vederle proprio da vicino, magari, anche a rischio di non sapere il punteggio. Magari guardo più il gesto tecnico. Il risultato finale, diciamo che poi sinceramente non è proprio la cosa che mi interessa di più. Mi interessa vedere che la maturazione, ecco, piano piano, che sento dire dal maestro suo, perché io tecnicamente gioco ma non sono davvero all'altezza di... Il maestro vuole che faccia delle cose e io mi limito a vedere, se poi vince anche, ecco, è una bugia a dire che non sono contento, però più di una volta non so il punteggio mentre gioco, perché magari sto lontano. Senti, ci racconti un po' la storia, quando hai iniziato, se chi è che l'ha spinto, non so se te o... piccolino, proprio perché io giocavo a tennis, ripeto, sono un amatore, e ha preso la racchetta in mano, come fanno tutti i bambini, come li vedi qua giocare, è proprio una stupidata. Dopo è diventata una cosa un pochino, abbiamo visto subito che ha una buona mano, devo essere sincero, lo penso, e è diventata una cosa un pochino più seria, sempre più seria, fino all'età che adesso, che insomma, è già abbastanza inquadrato, è seguito dai centri federali, e voi lo sapete meglio di me come funziona la... Però niente di più, riconosciamo che è sempre molto piccolo e c'è da lavorare. Se si divertirà a livello juniors ci avrà fatto piacere, se diventerà bravo meglio per lui, noi si cerca di lasciarlo tranquillo, ecco. È lui che vuol fare questa attività, le ore che gioca le decide lui, non siamo noi, anzi noi a volte ci preoccupiamo di dire stai giocando anche troppo, forse è troppo. Quanto no? Gioca? Gioca parecchio perché ti ripeto, ora è appoggiato ai centri federali, quindi oltre all'attività che fa con il proprio maestro si è venuto ad aggiungere anche questa, che voglio dire, i giorni a settimana sono 7, quindi, e 5-6 volte è tutte, guarda, 5-6 volte è tutte. Salta per discorsi, la febbre, lo studio, ora in quinta elementare, non è da sottovalutare, perché mia moglie soprattutto, ma anch'io penso che devono andare di pari passo. Infatti ora si pensa seriamente quando andrà alle medie, anche se per l'amor di Dio l'hanno superato tutti, ma è già un'altra cosa dalle elementari, perché tutti quelli che hanno i bambini più grandi ce lo dicono, che le medie di adesso non sono quelle che abbiamo fatto noi genitori. L'anno scorso è stato un ottimo Lemon Ball, ovviamente, sì, per sì, voi siamo venuti giù, però è contento, mi sembra, di venire, no? Qua è sì, 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 l'ambiente, sì, sì. Anche lui è voluto venire anche quest'anno, e è stato lui a voler venire, ha detto ci mancherebbe, no, non vado, sono stato bene, mi sono divertito, e l'altro anno è venuto giù in punta di piedi come noi genitori, perché poi da under 10 proprio non hai un punto di riferimento, ecco, ora under 12 diciamo hai una classifica, anche se non vanno viste, però un minimo, under 10 non sapevamo davvero chi avrebbe incontrato, certo. E devo essere sincero, ho fatto delle partite con Cobolli qua, che è di Roma, poi sono diventati amici, e poi è bello perché si conoscono, si salutano tutti, è bello, è un bello sport, a me piace tanto. L'ultima cosa, anche per capire un po' com'è come ragazzo, sei uno di quelli che guarda anche tanto tennis in televisione, no, sei appassionato, lo o se invece sempre, gioca e basta? Esatto, lui si annoia tantissimo, ecco, ora sta giocando a pittino, ce l'abbiamo dietro, lo gioca a pittino, ed è una cosa, ma guardare partite neanche assolutamente, non se ne parla, di pallone, lui piace di pallone, ti fa Juventus, se può interessare, e gli piace più vedere una sana partita di pallone, Coppa Campioni o nazionale, tennis non se ne parla nemmeno. L'ultima cosa, visto che non abbiamo detto, dove si allena, con chi, con quale maestro? Si allena col maestro Tartarini, molto bravo, ragazzo veramente a cui faccio i complimenti, è una persona che sa di tennis a Spezia, a CT Spezia, noi però siamo di Carrara, non siamo di Spezia, facciamo dei chilometri per portare là, ma siamo come vale la pena. Sì, sì, sì. Grazie allora e buon Lemon Ball. Grazie, crepi il lupo, speriamo bene.